Nel 1470, ad un reparto di truppe scelte delle loro maestà cattoliche, venne improvvisamente dato l'ordine di imbarcarsi a Cadice per ignota destinazione. Scopo e meta di quella missione erano un segreto militare e l'unica cosa a conoscenza di tutti era che il viaggio sarebbe stato lungo e che li avrebbe tenuti lontani dalla patria per mesi, forse per qualche anno. La durata della navigazione, il mistero che circondava il destino loro riservato, la nostalgia della casa lontana, gettarono uomini che in più di una occasione avevano dato prova di non comune coraggio in un profondo abbattimento. E fu con grande gioia che accolsero il grido tanto desiderato da tutti. Terra! Papà, sì, guarda che catena di montagne e che meravigliose foreste laggiù. Già, sembra che circondino tutta l'isola. Pensa se fosse questa la nostra meta. Guarda, guarda che colori! Che cosa siamo venuti? Città cattolica il re di Spagna, Ferdinando V, signore di Aragona, di Castiglia e di Granada, ci ha ordinato di raggiungere quest'isola, la Grande Canaria, per unirci alla guarnigione che vi è dislocata. Quella che ci è stata affidata è una missione di pace. Più che soldati dobbiamo essere ambasciatori di civiltà e portatori della fede di Cristo nostro Signore. Dobbiamo farci amare, stimare e conquistare la fiducia degli indigeni. Questo è l'ordine del re che tutti voi dovete rispettare. Non dimenticatelo. E ora preparatevi a sbarcare. Devi convenire, mio caro Diego, che nonostante le brutte previsioni fatte durante questa interminabile navigazione, siamo piuttosto fortunati. Se è vero, quello che si racconta, quest'isola dovrebbe essere un paradiso. Per parte mia, io sono anche felice degli scopi pacifici della nostra missione. Certo, non mi sarebbe piaciuto affatto dover menare neanche le mani. Neanche a me, sai. Pedro, dunque, Alvaro, per concludere, prepariamoci ad esplorare un mondo magnifico, pieno di promesse e prospettive incantevoli. Tu prepara tutto perché si sbarca subito, eh? Come subito, capitano? Abbiamo poche chiacchiere. Soldati, è il loro accampamento che brucia. Temo che la pace non sia più possibile. Andiamo. Com'è avvenuto? Siamo stati attaccati di sorpresa. Nessuno l'avrebbe mai immaginato. Gli indigeni si erano sempre dimostrati amici. E specialmente quelli di Galdar. Galdar? Sì, Galdar è il principale centro abitato dell'isola. Ma uno dei loro capi, Bantanai, per quanto abbiamo fatto, non è mai voluto venire a patti con noi. È stato lui? Sì, con gli uomini del suo villaggio, che è poco distante di qui. Se non diamo loro una buona lezione, quella tribù sarà una minaccia perenne per tutti. Noi siamo venuti qui con scopi essenzialmente pacifici. Ma sarebbe imperdonabile leggerezza lasciare impunito questo delitto. Arresteremo perciò il responsabile e distruggeremo il suo villaggio. L'ordine venne eseguito non appena gli abitanti ebbero sgombrato il villaggio. Non fu però possibile mettere le mani su Bantanai, il quale certamente si era messo al sicuro temendo una rappresaglia. Bantanai! Altri spagnoli, tanti con una grande nave, hanno incendiato e distrutto il tuo villaggio. Infami, che siano maledetti, ma non rimarranno per molto in quest'isola. Curatore, occupatevi di lui. Li ributteremo a mare. Corriamo a Galdara a informare il re. Voi intanto stabilite due turni di guardia. Vieni.
Devo vedere subito il re. Voi aspettatemi qui. Mille cose, re Condar. Bisogna fare il possibile per cercare di impedire altri sbarchi. Bantanai? Mio re, devo parlarti subito. Vedo dal tuo volto che porti brutte notizie. Che cos'è accaduto? Avanti, presto, parla. Sono sbarcati di sorpresa altri spagnoli. Hanno distrutto e incendiato il mio villaggio. Io temevo questa vendetta fin da quando, a mia insaputa, avete distrutto il loro accampamento. Tu, Fayemi, non avresti mai dovuto consigliare queste cidi a Bantanai. Eccone le conseguenze. Vorresti lasciare la nostra terra in mano a degli stranieri. Dobbiamo imporci di difendere a qualsiasi costo la libertà della nostra isola, annientarli senza pietà, in modo che nessuno osi mai più approdarvici. Giusto. Chiama il popolo alle armi, re Condar. Dobbiamo prenderli di sorpresa. Basta. Non voglio altri massacri, Bantanai. Non posso considerare gli spagnoli come nemici. Non volevano la guerra, ma soltanto delle basi per le loro navi. La violenza chiama la violenza, mentre la pace porta la prosperità. Padre mio, giunga agli dèi la tua voce come giunta a me. E tu non discutere. Se ha detto pace, sia pace. Ma non può esserci pace se il nemico ha già scelto la guerra. Taci. Oseresti ribellarti agli ordini del tuo re? Va bene, come volete. Ma ricordatevi che sarete responsabili di quanto accadrà. Un gruppo di indigeni. I notabili di quest'isola sono venuti con me a rendere testimonianza del desiderio di pace che mi anima nei vostri riguardi. Chi sei tu? Da tempi ormai lontani e di padre in figlio, la mia stirpe è a capo di questo popolo. Io sono il re dell'isola. Come possiamo credere alle tue assicurazioni se non abbiamo trovato che tracce di distruzione? Un re non può sempre controllare gli impulsi di tutti i suoi sudditi. La paura di cadere in schiavitù ha spinto qualcuno a violenze contro di voi. Ma io prometto che se venite con intenzioni pacifiche e rispetterete la nostra terra, quei fatti non si ripeteranno. Se non oltrepasserete questo bosco, la pace sarà fra di noi. Veramente mesi di pace. Per dare prova di magnanimità, il responsabile della distruzione dell'accampamento non fu punito. I militari trascorrevano la monotona vita di una guarnigione di colonie, animata di tanto in tanto dall'arrivo di mercanti che scambiavano con la popolazione indigena collane e stoffe colorate contro prodotti del luogo. Certi giorni, pur rimanendo nei limiti del territorio fissati dagli accordi, gli spagnoli si spingevano a poca distanza da Goldar fino a raggiungere un delizioso laghetto. Ma se i militari uscivano frequentemente dall'accampamento, anche più spesso andavano da loro gli isolani. I bambini, poi, si erano molto affezionati al cappellano della spedizione, Fra Antonio, che impartiva loro le prime nozioni della dottrina cristiana. Frutto di questa collaborazione generale, era persino sorta una piccola chiesa. Quello che più mancava agli spagnoli erano le notizie dei loro cari, cosicché quando qualcuno riceveva una lettera, tutti volevano leggerla. E c'era persino chi arrivava a farsi pagare per concedere questo privilegio. Oltre che dal sorriso delle fanciulle, gli spagnoli erano sostenuti dalla speranza che quella pace avrebbe forse affrettato il loro viaggio di ritorno in patria. Anche per gli indigeni fu un periodo di benessere. I raccolti furono abbondanti e venivano festeggiati secondo la tradizione con cerimonie di vario genere. Thank you.
Entrate pure. Mi ritirerò su qualche montagna. Non riesco più a sopportare una vita come questa. Bantanai, il dio della guerra non è ancora morto. Tieni pronti i tuoi uomini. Sai bene che il re... Tu lascia fare a me. Salute e gioia, padre. Cara Guayarmi. Sì, sono forti davvero. Uno degli anziani che vuole parlarti. Che aspetti? Con questa tua bella vittoria hai meritato di diventare guerriero. Puoi lasciarti crescere i capelli. Guayarmina, vogliamo offrirti questo dono. Oh, grazie. Com'è graziosa. Guardate com'è carina. Carina. Deve avere paura. Trema tutta. Oh! Inseguiamola, presto! Oh, non la vedo più! Su, poltrone! Coraggio! Dov'è? Oh, eccolo là! Eccolo là! Almeno di guardare. Devi lasciarmi. Prima mi devi dire una cosa. Che cosa? Perché siete fuggite? Siamo stati noi a spaventarvi. Siete spagnoli. E con questo non siamo forse amici? E tu chi sei? Che te ne importa? Come ti chiami? Guayarmina. Guayarmina. Lo sai che hai dei begli occhi. Non fissarmi così. E non stringermi tanto. Lasciami andare, mi fai male. Ti lascio, ma prima devi darmi un bacio. Un bacio? Ma sei pazzo? Un bacio? Non smettere. Lasciami.
rimane qui. Il popolo è diviso. C'è chi è per gli spagnoli e chi contro. Il tuo successore dovrà conciliare i due partiti. Chi potrebbe essere? Mantanai è un guerriero valoroso, un devoto. Ma mia figlia vorrà sposarlo. Sei tu che devi decidere. No. Mia figlia deve scegliere liberamente l'uomo che dovrà regnarle al fianco. Dimmi com'è. È bello? Bellissimo. Oh, parli già da innamorata. Oh no, me ne ero accorta anche prima che mi baciasse. Ti sei lasciata baciare? Da uno straniero? Ho fatto il possibile per resistergli, ma non ci sono riuscita. È come se mi avesse stregata. Come sarebbe a dire? Su, raccontami. Oh, non so spiegare, ma... quando mi ha stretta fra le braccia e ha posato le labbra sulle mie, il cuore mi si è fermato e ho avuto la sensazione d'essere fuori dal mondo. Era così bello. Oh, quando è così chiederò un bacio al primo spagnolo che incontrerò. Non dobbiamo permettere ai nostri di fraternizzare troppo. Non vorranno più combatterli. Dobbiamo assalirli finché sono isolati. Più tardiamo e più per noi sarà difficile batterli. Il re non vuole. Non possiamo più contare su di lui. E per di più la vecchiaia lo ha indebolito. Per il bene del popolo dobbiamo trovargli un successore. Cosa stai dicendo? La successione spetta a sua figlia Guaiermina. Certo, ma insieme all'uomo che sposerà. Dovrà essere un guerriero valoroso, audace, un nuovo re capace di odiare gli spagnoli quanto li odiamo noi. E secondo te chi potrebbe essere? Mantanai è un uomo d'armi, è prode. E darebbe la vita per la nostra libertà. Sono molto onorato della tua scelta, Man. Ma il re si opporrà. Sì, me lo ha detto. Egli lascia la figlia libera di sposare chi desidera, ma nessuno è immortale. E il re è vecchio. Molto vecchio. Potrebbe morire. Ecco la medicina per il re che vuole la pace. Sono certo di sì. Tira fuori la collana che le hai comperato e falla brillare al sole. Alle selvagge piacciono le cose che luccicano. Lasciala in pace. Hai scelto proprio un bel posticino per adescare la tua colombella. Non ci manca niente. Il ruscello, i fiori, pieno d'incanto e di poesia. Ma io me ne torno all'accampamento. Ora fortuna! Finalmente,
Ho avuto paura di non rivederti mai più. Perché paura? Non sarebbe stato meglio? Come meglio? Da quando ci siamo lasciati io non ho pensato che a rincontrarti. Oh, menti. Sì, te lo giuro. Io non ho desiderato altro che averti con me per sempre. Sono soltanto parole. La realtà è assai diversa. Ci allontana l'uno dall'altra. E ci ricorda purtroppo che niente è possibile fra noi. Perché? Non verresti in Spagna con me? In Spagna? Il mio paese è questo. Ma come? Le navi viaggiano mesi e mesi perché il mondo diventi più grande e per te non esiste che questa piccola isola. C'è nella nostra lingua una parola che supera ogni ostacolo. Amore. C'è anche da noi. Si dice Ataman. Se ci amiamo tutto è possibile. Ma noi siamo due sconosciuti, due nemici. Non so ancora nemmeno il tuo nome. Ma che importanza credi che possa avere? Mi chiamo Diego. È un nome come un altro. E l'amore non ha bisogno di nomi. Ah, Diego. Non parliamo d'amore. Tu sei un soldato. E se il tuo re ti ordinasse di combattere contro il mio popolo? No, non pensiamo a nulla in questo momento. E poi perché? Dovremmo diventare nemici. Che notizie ci sono, dimmi. Puoi stare tranquillo, la morte è già arrivata e si è avvicinata al re. Prima dell'alba lo porterà con sé. Rimango qui in attesa di tuoi ordini. Tu va, il re ti aspetta. Tienti pronto. Re Condar, ho pregato gli dèi per la tua guarigione. Per me sono preghiere inutili ormai. Il mio cammino è finito. Tu guarirai. Bevi, ti farà bene. Padre mio. Vuoi, Ermina? Sto per lasciarti. Ma che cosa dici? Solo ieri eri ancora pieno di forza, ma non è possibile. La morte giunge senza farsi annunciare. Ricorda, la vita ti chiama ai tuoi doveri di regina. Ora spetterà a te dare al nostro popolo il benessere e la pace. Mi raccomando, la pace. Guai, Ermina, lasciamolo riposare. Oh. Il sonno calmerà la sua agitazione. Non addolorarti, Guaiermina. Il re guarirà, vedrai. Lo credi? Me lo auguro con tutto il cuore. Ascolta. Voglio che il sorriso torni sul tuo volto, che è la luce di tutta la mia vita. Perdona se dico queste cose proprio ora che sei tanto turbata. Non dovrei farlo, ma non riesco a dominare il sentimento che tu mi ispiri. Io ti amo tanto. Non piangere così, non disperare. Questa è la punizione per il mio peccato. Che peccato? Sì, perché ho amato uno straniero e gli dèi si sono sdegnati. No, Guaiermina, tuo padre guarirà, vedrai, e tu ritornerai dal tuo straniero. No, non voglio vederlo più. Tieni, buttala via. No. Posala lì. Così servirà a ricordarmi per sempre la mia colpa. Stai calmo, Diego. L'oroscopo ti è favorevole. Io vado a trovare la mia bella. Buona fortuna. Ecco qua. Il toro è in urto con lo scorpione. La rivedrai. Se lo dicono le tue costellazioni, posso star certo che non la rivedrò mai più. Quando ci incontrammo l'ultima volta mi assicurò che sarebbe tornata. Ma se non viene domani andrò io a cercarla nel bosco. E come farai? Ti travestirai da indigeno? L'oroscopo dice che la rivedrai, ma sarebbe meglio per te non infrangere il regolamento. Cosa vi importa? Oh, le pene d'amore. Io me ne intendo poco, ma giudicare dal tuo caso è un brutto male. Che suono è questo? Strano.
Il re è morto. Si convochi l'assemblea generale per decidere sulla successione. Già un giorno l'ho offersi a tuo padre. Combatterò contro gli stranieri fino al mio ultimo respiro. E se non libererò l'isola sono pronto a morire. Grazie, Battaglia. Dobbiamo scegliere uno sposo alla nostra regina. Parli il capo degli anziani. Per il bene dell'isola occorrerebbe un re che continuasse saggiamente l'opera del suo predecessore e conservasse a lungo la pace al paese. Anch'io sono dello stesso parere. Troppo spesso i nostri figli sono morti fra gli orrori della guerra. Con questi principi finiremo tutti schiavi. Non lo permetteremo mai, ve lo assicuro. Il nuovo re dovrà chiamare il popolo alle armi. Ma certo! E liberare la nostra terra dagli invasori. Avremo la pace solo quando avremo cacciato gli spagnoli. Dobbiamo scegliere un guerriero. Scegliamo allora Bantanai. È forte ed è seguito da tutti i forti. Non sono della stessa opinione. Bantanai ci porterà tutti alla rovina. La decisione non spetta solo agli anziani. Non saranno solo gli anziani, ma sarà la maggioranza dell'assemblea a decidere se Bantanai dovrà sposare la regina. Nobili, anziani, popolo, sacerdoti, accettate Bantanai come nostro re? I capi e il popolo hanno deciso. Bantanai sarà il nuovo re. Viva Bantanai! Silenzio! Vieni avanti, Bantanai. Giura sul teschio del nostro primo sovrano che sei pronto a servire la libertà del popolo con la vita e, se necessario, con la morte. Con la vita e con la morte, lo giuro. Guaiermina, vuoi essere mia sposa? È possibile che il mio popolo mi imponga di sposare un uomo che non amo. Te lo impone il tuo dovere di regina. Sono una donna prima che una regina. Non prendere decisioni precipitate. Il nostro popolo ha bisogno di un condottiero. E perché non di un uomo che sappia conservare la pace con gli spagnoli? Perché non bisogna fidarsi degli spagnoli, né della pace che offrono.
do il mio benvenuto, signore. Sono Miguel de Trejo, capitano generale. Ai vostri ordini, eccellenza. Ho per voi un messaggio del re. Se volete seguirmi, scusate un momento. Tutti in ginocchio per la benedizione. Padre, vi prego, invocate su tutti la benedizione del cielo. In ginocchio! Patris et Filii et Spiritus Sancti. Come comandante militare per aiutare Sua Eccellenza il governatore a istituire in quest'isola le basi navali e i punti d'appoggio che oramai si rendono indispensabili date le nuove concezioni strategiche della nostra marina. Dovremo pertanto occupare e presidiare i punti nevralgici del territorio e soprattutto quelli nelle vicinanze degli approdi. Naturalmente cercheremo di raggiungere il nostro scopo pacificamente e ricorreremo alle armi solo se dovessimo incontrare delle resistenze. Con la morte del vecchio re questo non è più possibile. Bisognerà purtroppo ricorrere alla forza. Mi è consentito parlare. Oh, voi, padre, parlereste anche se vi fosse vietato. Solo per cercare di fare del bene, eccellenza. Vi scongiuro di tentare ogni azione amichevole, evitando, se possibile, spargimento di sangue. Per non ottenere nulla e allarmare il paese. Vostra Eccellenza mi perdoni, ma io ritengo che trattative pacifiche siano ancora possibili e che una nostra ambasceria sarebbe bene accolta. Le signorie loro conoscono la situazione meglio di me. Rimetto quindi a loro qualsiasi decisione. Io sarei d'accordo col capitano. Gli indigeni stanno per eleggere il loro nuovo sovrano. Potremmo cercare di influire su questa scelta. Se Vostra Eccellenza volesse concedermi l'onore di raggiungere Galdar e di trattare in nome delle loro maestà, credo che avremo molte probabilità di ottenere ciò che desideriamo. Eh sì, eh? Andate. Signori, in libertà. Se non sarete di ritorno nel pomeriggio di domani, attaccheremo. Bene, eccellenza. Offrirete in nome del re come pegno di amicizia questi due cavalli. Accanto alle parole, un bel dono concreto. Sarà certamente gradito, non dubitate. Buona fortuna, signore. Grazie, eccellenza. Andiamo. Veniamo a parlamentare! Aprite! Rimanete qui, aspettatemi, perché Pedro. Io, non appena sarò libero, io... Libero? Resterai 3 giorni agli arresti. Oh, ma capitano, io volevo soltanto... Conduci qui i cavalli. Permettetemi di fissare... Avanti, obbedisci, spento. Sì, 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 che occasione perduta. Dicono che il vecchio re avesse una bella figlia, sono curioso di vederla. Credo che sarà meglio trattare con i ministri. Delle regine non mi fido, come si può parlare di politica con una... Quei poveri cavalli non meritavano questa fine. Avanti! Thank you.
generale dell'esercito per un suo bacio. Zitto. In nome delle loro maestà cattoliche, Sua Eccellenza il Governatore vi prega di accettare questi due cavalli. Siamo disposti a gradire il dono purché lo consideriate come pegno di pace. Di amicizia e di pace sincera. Ho l'onore di comunicarvi che le vostre isole d'ora in avanti serviranno di base alla flotta di Sua Maestà. Vi chiedo di lasciarci disporre dove necessario i presidi di difesa, con l'impegno solenne di rispettare tutte le vostre proprietà. Non compromettiamoci a rispondere subito. Invitali a pernottare a Goldar. Faremo sapere qualcosa domattina. Il consiglio degli anziani deve riunirsi per esaminare le vostre richieste. Domani conoscerete le nostre decisioni. Vi invitiamo ad essere nostri ospiti per la notte. Signori ufficiali, vogliono seguirmi. Pedro, devi trovare il modo di farmi entrare stanotte nella reggia. Con qualunque mezzo, hai capito? Posso provare con una delle ancelle, che ne dite, capitano? Con chi ti pare, basta che tu ci riesca. Arrangiati. Va bene. Aspetta un momento, prima il dovere. Tu devi aiutare il mio capitano. Tre, me ne va bene una. Dovrei essere fortunato in amore. Adesso a me. Vuoi fermarti un momento, per favore? Mi distrai, per questo perdo. Sei, tocca a te. Almeno sapessimo cos'è. Otto. Capitano. C'è qui un'ancella. Ah, aspettava visite. Bene, quattro. Con quelle mani. Beh, cosa c'è? Niente, niente, capitano. Volevo sapere se... Allora basta, torna al tuo posto. Ma io... Siamo arrivati. La regina è in consiglio. L'avvertirò appena possibile. Grazie. Aveva ragione. Credo anch'io. Vuoi Ermina? Vuoi smetterla di spiarmi? Abusi della mia bontà. Volevo soltanto dirti una cosa. Che cosa? Avanti, parla. Tu hai vinto. A me non importa. Non importa più nulla, ho perduto ogni volontà. Sono perfino disposto ad accettare la pace che non volevo. E gli spagnoli che odio. Tutto pur di poter restare per sempre vicino a te. Mi dispiace. Tu sei un uomo prode e generoso, ma io non ti amo. Forse meriteresti più di ogni altro il mio affetto, ma certi sentimenti non si comandano. Se tu fossi libera, l'amore nascerebbe. Ma purtroppo temo che ho visto come fissavi quello straniero. Lasciami. Diego. Devo considerarti la regina o soltanto la donna che amo?
Perché non mi hai detto chi eri? È stato per non perderti, lo confesso. Se tu fossi stato a conoscenza della mia identità, non avrei potuto continuare ad incontrarmi con te, a volerti bene. Facevo di tutto per non pensare a quanto ci dividi. Ma perché? Quali ostacoli ci sono fra noi? Te lo giuro, un giorno ti condurrò via con me. No, Diego, la mia vita è qui, fra la mia gente. Ma tu mi ami davvero? Ah, sì, generoso, non costringermi a dire una cosa che io stessa vorrei dimenticare. Non parlarmi così. Devi rispondermi. Non è possibile amare più di quanto io ti ami. Mi auguro solo che il tuo sentimento per me non sia così forte. Dimmi che non sono stata che un capriccio. Ma tu sragioni. Solo così potrei trovare la forza di resistere, di dimenticarti, di rimanere fedele al mio destino. Vedi, se non avessi il rimorso per la morte di mio padre, forse potrei persuadermi che tutto è possibile. Non ne hai colpa. Se non ti avessi amato, forse gli dèi lo avrebbero risparmiato. Ma nella posizione in cui ora mi trovo, non posso disporre della mia vita come desidero. Tutti i meravigliosi sogni fatti sul nostro avvenire non si realizzeranno più. Perché? Io credevo che voi aveste accettato le nostre richieste. Sì, abbiamo deciso di accoglierle in pieno. La pace è tra noi. Ma ho dovuto lottare con tutte le mie forze per ottenere... Però hai vinto. I nostri popoli saranno amici. Dunque niente potrà più vietarti di vivere accanto a me. Guai se la mia gente dovesse sapere che mi sono battuta per la pace, per noi e per il nostro amore, forse più che per la salvezza del mio paese. Oh, ho riflettuto. Non ho più vie di scampo, lo vedi? Non torturarmi, te ne prego. Perché non mi lasci al mio destino? Potrei dimenticarmi anche se io penserò a te per tutta la vita. Addio. No, Guaiormina, io non posso lasciarti. Oh, vattene, ti prego, vattene. Non ci sarà mai nulla che potrà dividerci. Ormai sei legata a me per sempre, Guaiormina. Dammi un bacio. Te ne scongiuro. E domani sono certo che tutto ti sembrerà diverso. Perché mi fissi così? Credi che sia finita? La mia battaglia non è ancora perduta. La partita con gli spagnoli è sempre aperta. Sta certo che riuscirò a far cambiare opinione a Guaiormina. Scegli 20 uomini pronti a tutto e torna subito qui. Va bene, vado. Le vostre richieste sono state accolte. Così è stato deciso dal Consiglio degli Anziani riunito. In nome delle loro maestà cattoliche e per incarico di Sua Eccellenza il Governatore, ho l'onore di ringraziare voi e il vostro popolo. Dite al Governatore che riferisca al vostro re che siamo felici di aver ristabilito la pace fra i nostri popoli. Preghiamo gli dèi affinché essa sia duratura e dia buoni frutti. Appena questa maledetta strada sarà finita. Come desiderate, maestà. Che scherzo è questo? Scherzo? Tu ami la regina ti ama. Vi sposerete e tu diventerai il re dell'isola. Bene, Diego, mi prenoto come ambasciatore presso il tuo governo. E invece non vedo l'ora di tornare in Spagna. Solo? Può darsi. Davvero? E allora cercherò di impalmare io, Guaiormina. Così l'isola passerà a me. Io proprio non riesco a capire le donne di qui. Prima due belle ragazze volevano trattenermi con loro a tutti i costi. Poi ne incontro un'altra, un fior di biondona, che mi dà un bacio. Sì, proprio di sua iniziativa, un bacio da levare il respiro. Attenzione, capitano, un'imboscata!
successo? Un agguato degli indigeni. I feriti all'infermeria, presto. Ne è attaccata una tribù che si trovava poco distante dall'accampamento. Ci furono morti e feriti da ambo le parti, ma gli spagnoli finirono con l'avere il sopravvento sui nemici e ne incendiarono il villaggio. A morte gli spagnoli! A morte! Guagliarmina, la pace che ci offrono gli spagnoli. Guerra agli spagnoli! Guerra! Inviate messaggeri per tutta l'isola per chiamare il popolo alle armi. Gli spagnoli hanno abusato della nostra buona fede e dobbiamo vendicarci. Dobbiamo servire la guerra con la stessa fede con la quale abbiamo servito la pace e ricacciare ad ogni costo l'invasore dal nostro paese. Bantanai sarà il capo che ci guiderà. Evviva Bantanai! Intorno al proprio capo gli uomini in grado di combattere. L'ora della ribellione è venuta. La corona è troppo pesante perché tu possa portarla da sola. Vogliamo accanto a te un re che ci guidi alla vittoria. E questo re venne già designato dall'assemblea. Tu lo sai. Bantanai, accetta. Benissimo. Finalmente i nostri voti sono stati esauditi. Sia resa lode agli dèi che ti hanno illuminata. Domani celebreremo il fidanzamento. Poi, secondo la legge, attenderai le nozze in un eremo. Guermina. È ingannata. Offesa da quello straniero. Non posso crederlo. Aveva il viso e lo sguardo talmente leali. Non parlarmi così. Non nominarmi più Diego se vuoi aiutarmi a vivere. Ricordami invece quanto è prode e valoroso Bantanai. Fa tutto il possibile perché io possa riuscire ad amarlo. Se tu non fossi la mia regina, confonderemmo le lacrime sui nostri ideali infranti e i nostri amori perduti. Ma allora anche tu? Certo, ma forse è meglio. Non voglio piangere. Vieni a vedere quanto è bella Guagliarmina. Sarai l'ora delle nozze.
La legge impone che tu non avvicini nessuno. Ti siano compagni gli spiriti del bene. Cerchiamo di risparmiare uomini. Naturalmente, faremo il possibile. Allora, a poca distanza da Galdar, ci accamperemo. Frattanto, la cavalleria provvederà ad isolare la città e a tagliarle completamente qualsiasi approvvigionamento. Io ritengo che con pochi giorni di assedio gli isolani dovrebbero capitolare. Senza perdite da parte nostra. Avanti! Eravate all'infermeria. Cosa da poco, e poi non potevo rimanere a letto quando gli altri vanno a combattere. Buona fortuna. Soltanto 2 ore di marcia ci dividono ancora da Galdar. Passeremo la notte qui. Sì, eccellenza. Ordinate l'attendamento e il servizio di scolte intorno al campo. Mandate uomini in perlustrazione. Sì, pattugliare il bosco fino al limitare. No, ma come? Avanti, cammina. Via tutti! E tu? Qui.
Guglielmina, cosa sta succedendo? Guglielmina, la sorte sembra esserci favorevole. Alcuni nostri guerrieri hanno già catturato una pattuglia spagnola. Oh, devi perdonarmi. Ma che dici? Io prego continuamente gli dei di farci vincere e liberare l'isola. Vorrei che avvenisse presto, prestissimo. Hai ragione, Guglielmina. È giusto che gli stranieri siano cacciati e che noi sposiamo uomini del nostro popolo, del nostro sangue. Sì, è vero. Ma io penso anche alle distruzioni e ai morti che ci saranno, i nostri e i loro. Cosa succede? Hanno interrogato gli spagnoli catturati. Li riconducono in prigione. Fra questi c'è lui? No, ma c'è Pedro, il soldato che io conosco. Ti ha parlato di Diego? No, non gli è stato possibile. Non importa. Stanotte cercherò di vederlo e chiederò notizie. No, Tasirga, non voglio sapere più niente di Diego. Posso soltanto augurarmi che venga ucciso da Bantanai. Oh, Guglielmina, sono certa che il tuo cuore non dice quello che dicono le tue labbra. Pedro! Pedro! Ah, sei tu. Perché hai finto di non conoscermi, bugiarda? Pedro, non volevo che mi sospettassero, ma adesso ascoltami. Che vuoi? Ormai è finita. All'alba mi uccideranno. E non mi resta che dirti addio. Anzi, arrivederci, sperando che uccidano presto anche te. Sta tranquillo. Prima dell'alba sarete tutti liberi. Ma io devo parlare col tuo capitano. Dove posso trovarlo? Volete tendergli un altro agguato? Capitano, questa ragazza tentava di entrare nell'accampamento. Dice che deve parlarvi. Sì, la conosco, lasciala. Cos'hai da dirmi, Tasirga? Guglielmina ha accettato di sposare Bantanai perché ti crede un traditore. Com'è possibile? Non sa che siete stati aggrediti. E crede che siamo noi i provocatori? Sì, è così. Bisogna che tu parli con Guglielmina e chiarisca tutto. Dobbiamo cercare di salvarla. Come posso raggiungerla? Sono qui io per accompagnarti. Stai attento. Io non le darei retta. Ma perché? Ma cosa vuoi che mi capiti? Un'altra imboscata. Nessuno sa che sono venuta qui, nemmeno Guglielmina. Non so perché, ma questa ragazzina non mi sfida nessuna fiducia. Io invece sono pronto a crederle. E voglio vedere Guglielmina a qualunque costo. Dimmi, Tasirga, come riusciremo a penetrare a Galdar? Guglielmina è chiusa in un eremo, poco distante dalla regia. Vi ci si può arrivare attraverso un passaggio segreto che io conosco bene. Allora andiamo. Diego, non fare pazzie. Inutile, ho deciso. E se il comandante ti cercasse? Tornerò prima dell'alba e se non dovessi tornare, gli racconterai tutto. Vieni. Come vuoi. Buona fortuna. Però qualche precauzione non guasta. Carlos! Carlos! Capitano? Prendi un cavallo, segui il capitano e quella ragazza senza farti vedere. E tieni bene a mente la strada che percorreranno. Poi torna qui. Va! Hanno lanciato questo. Chiama a rapporto gli ufficiali e tu dai l'allarme. Signori ufficiali, a rapporto nella tenda del comandante. Signori ufficiali, a rapporto nella tenda del comandante. Signori ufficiali, a rapporto nella tenda del comandante. Da quella parte. È scritta da uno dei nostri soldati. È un gran brutto affare. È chiaro che la situazione si sta facendo grave. Il nemico avverte che se entro domani non toglieremo l'assedio a Galdar ripiegando sulle nostre posizioni, i prigionieri catturati questa mattina verranno senz'altro giustiziati. È un'offesa alle leggi di guerra. Gli isolani finora avevano rispettato i prigionieri. Sarebbero capaci di tutto pur di uscire dalla situazione in cui si trovano. Inutili i commenti, signori. Si impone una decisione immediata. O iniziare l'offensiva all'alba, rischiando la vita dei nostri uomini, o accettare questo ricatto. Non c'è altra via di uscita, è superfluo discutere. Se Vostra Eccellenza me lo consente, vorrei proporre una soluzione. Thank you.
Andiamo. Tu sali per di là. Quella è la grotta di Guayermina. Io passo da un'altra parte. D'accordo. Guayermina. Guayermina. Che c'è? Una sorpresa per te. C'è qui Diego, vuole parlarti. Com'è possibile? Diego qui? Non agitarti, l'ho condotto io. Perché hai fatto questo? Guayermina. Guayermina. Se tu mi ami quanto io ti amo, possiamo ancora essere felici e salvare il tuo popolo. Oh, no. Vedi, io ti ho dato il mio cuore anche prima che tu me lo chiedessi e sarei pronta a donartelo ancora. Ma io non potrò mai sposarti. L'unica cosa che mi rimane è morire con questo tormento. No, dimmi che ci rivedremo e che questa guerra non potrà separarci. La grotta è stretta. Non si può passare che uno alla volta. Che cosa succede? È la voce d'Alvaro. Diego. Eccomi, Alvaro. Diego, presto. Presto. Coraggio. Dobbiamo cercare di risparmiare vite umane quanto più possibile. Al momento opportuno li indurremo alla resa. C'è un solo ingresso a Galdar. Questo. Ed eccolo là. Suonate l'alto. Capitano, l'ordine è di avanzare con cautela verso la linea dei massi davanti alla porta. Va bene. Caricate! Avanti, al passo. Thank you.
generale vada a proporre la resa, sentiremo cosa risponderanno. La fanteria arretri, avanzino le colombrine. In linea le colombrine. Caricate. Delle loro maestà cattoliche, proponiamo al popolo canario la resa a onorevoli condizioni. Noi ci impegniamo di rispettare la vita, i beni, la libertà degli abitanti di quest'isola, a condizione che questi depongano le armi e che la città di Caldar venga aperta alle truppe di Spagna. Fallo tacere. Qual è la vostra risposta? Tira. Avranno quanto si meritano. In azione l'artiglieria! Fuoco! Colombrine molto più vicina alla palizzata. Avanzare in formazione protetta! Avanti! La cavalleria si prepari! Vivi. Vieni, i cavalli. Cattoliche, prendiamo possesso della Gran Canaria. Thank you.
prego!